Ehi, salve a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII e qua continueremo con la trama principale qua. Vedo che qua mi sa che dovevo tipo dare la caccia a Ocho qua. Tipo fermare Ocho prima. Oh, tanto qua. Aspetta un attimo, qua non. Torneremo, stiamo tornando tipo a settore 5, credo, non lo so. Oh no, sono qua! Oddio, di nuovo Elea. E cosa facciamo? Non pensate che ora possiamo anche ignorare i nostri ordini? E c'è Reno, detto anche Polmono. Elena, non mostrarti debole. Noi siamo a Turks, Elena. Sì, signore, avete ragione. Forza, abbiamo un lavoro da fare. Non è che dobbiamo di nuovo combattere contro i Turks. Non sono molto convinto, ma i nostri ordini erano di cercarvi e uccidervi. La compagnia sarà pure nel caos, ma un ordine è un ordine. Porca miseria, lo sapevo che dobbiamo di nuovo combattere contro i Turks. Questa è la volontà nello spirito del Turks, credeteci. Cosa state facendo? Andiamo. Ok, facciamola finita. Abbiamo avuto uno strano rapporto, ma è l'ora di porre fine a tutto ciò, come Turks. Ok, di nuovo contro i Turks dobbiamo combattere. Porca miseria di nuovo. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere proprio la limit finale del tifo. Vedete un po' se questo tifo esce furto. Da quando le granate fanno un po'. Oddio, bracciale di Atena! Quindi oggetto rarissimo, bracciale di Atena. Che guarda quanto danno fanno i Turks. Ma da quando sono diventate così forti i Turks? Porca miseria. Zilerik, oddio, un'altra Zilerik. Grande. Dobbiamo soltanto fare furto. Ok, tanto curiamo. Toh, prendi. Si è improvvisata tipo calò. Tanto ragazzi, credo che. Vabbè. Tanto credo che vabbè che qua siamo quasi vicini al finale sull'originale Final Fantasy 7. Poi se volete appena riesco a finire appena riesco a finire la serie che è tutto fallito. E basta. Oddio. Diventate comunque schifosamente forti Turks. Dobbiamo fare tutto sul Reno e non polmone. Dai. Oh, vela di ferro, quindi vai. Faccio vedere la limite finale di Tifa. Mo' siete fottuti. Beat Rush. Sommersalto. Water Wick. Meteor Drive. E poi il Final Heaven. Perché la finale di Tifa è. Oddio, guarda quanto. L'hanno fatto pin, cioè il coppo del delfino. Ok. E il final leave. Cioè wow. Doppia limite, eh? Doppia limit break, sia quella di Cloud che di Pippo. Ok, vi abbiamo proprio fatto proprio di culo. Topre, oddio. Non sono ancora schiattati. Wow. Nonostante li abbiamo sul classato di limit break. Tutta forza qua. Ok, usiamo la magia qua.
anche. Eh no, sono ultima. Quindi tremate davanti a questa magia. Ho il potere nelle mie mani. Ah, fa male. Fa male e poi non è stata ancora sconfitta, però. Una scintilla. Ah, è giunto allora. Ok, ce l'abbiamo fatta, credo. Oh, abbiamo livellato dell'altra materia. Vediamo che cosa abbiamo rubacchiato qua. Mi sono già scordato. Ok, fatto bello solare che è maledetto magari. Fatto, abbiamo le blu balla. Ah, bracciale di Atena. Questo è quello. Oh, solo per donna, quindi abbiamo una nuova armatura per Tifa. E dà anche un ottimo supporto di materia. Anche se però riduce la difesa, però. Vabbè, dai, però aumenta anche un po'. Vabbè, dai. Solo per donna, visto che Tifa è una donna, armatura perfetta per Tifa. Ok, che non lo mettere? Penso che ci vuole tempo per far livellare ultima qua. Magari potrei anche dargli a Tifa la materia ultima se riesco mai a livellarla qua. Ok, abbiamo ancora da Moon. Magari potrei anche mettere. Non so, magari Shiva tanto per farlo raggiungere il livello master, però. Però ho mantenuto Lancia perché a parte che devo masterizzare per forza tutte le materie dato per sbloccare. Oddio, HP Plus, però se metto HP Plus penso che. Ok, abbiamo ancora più. Che okay, però penso che è meglio che mettere la materia vita qua. No, l'abbiamo già equipaggiata. Secondo me devo far livellare tutte le materie, compreso quella là. Che tra l'altro dobbiamo anche tornare di nuovo a. Dato che la Cosmo Canyon ci sono le materie dense. E là perché masterizziamo tutte le materie, potremo anche ad accedere a tutte le magie. Dopo ok, illusione. Giusto per masterizzare anche questa materia e trasforma. Dato che abbiamo bisogno di massimizzare tutte le materie per accedere a tutte le magie. Grazie alla materia. Oddio, il binario. Binario a ore 12. Porca miseria, mi sono dimenticato di curare gli alleati. Meno male che questi qua cadono come mosche. Come che hanno? Gravi sfere, anche se non è che sono. Non serve. Che non serve a molto visto che siamo quasi nel finale del gioco. Fucilata. A meno che sti mossi non è possibile tipo trasformarli in oggetti. Magari. Dio, Turbo Etere. Tra l'altro.
Quanto mi mancava sta musica? Oddio, magari potrei anche mettere Omni vicino a una materia cura e non vicino a ultima. Potrei togliere Omni vicino a quattro elementi e metterlo vicino a cura. Spostiamo ghiaccio. Che non credo che quattro elementi. Forse anche con quattro elementi sarà possibile fare fisso danno verso tutti. Quindi mettiamo. Vediamo la materia ghiaccio qua, che non so dov'è. Omni vicino a cura. E poi anche la materia blizzaga, cioè la materia ghiaccio. Ok, riordiniamo qua. Ok. Ma tra l'altro non so dove devo andare qua. Oddio, di qua c'è Yuffie, credo. Avanti, avanti, ok. Credo di qua, so che là. Sono le perdite. Non è qua dove andare da Hoshio? Credo di sì. Non credo che da questi mostri qua non sarà possibile. Quanto trasforma? Vediamo se siamo fortunati perché. Tra l'altro il nemico deve avere pochi HP per nel tentativo di trasformare il mostro in uno. Tra l'altro questa materia. Ma la materia trasforma credo che c'è anche. Comunque c'è anche su Final Fantasy VII Rebirth la materia trasforma, eh. Gravisfera, oddio. Non è che qua confuto tipo farmeremo delle gravisfere infinite. E niente. Abbiamo quasi raggiunto. Oddio, Turbo Eder. Tanto qua facciamo. Siamo tipo contro questi mossi potremmo anche fare tipo dei Turbo Eder infiniti qua. È male la cosa. Male non fa. Manco dovete andare perché. Tanto tipo dobbiamo. Oddio. Piccolo cieco, non dovevo andare di qua! Porca troia! Non credo che questi mostri qua non li posso manipolare, no? Niente. Infatti non faccio attaccare Gladden e tentativo. Trasformare il nemico, ma non credo che c'è che ottengo un granché di oggetti se trasformo il nemico in un oggetto. Io no, non è che devo andare di qua. Dobbiamo subito fermare Ojo prima che. Tanto perché se non fermiamo Ojo per me sarà finita. Ok, di qua credo che dobbiamo andare. Sì, però, Claudio, prendi le scale. Grazie. Ok, siamo arrivati. Ah, di qua è l'edificio uscita, proprio wow. Settore zero. Proprio la nostalgia. Vi ricordate del settore zero? Qua c'eravamo arrivati proprio.
Ok, credo che... No, 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 il canone non è qua. Dio, non è qua il canone. Ok, ragazzi, credo che potrei anche terminare qui questo episodio sull'originale Final Fantasy VII, ragazzi. Termina qui anche questo episodio sull'originale, credo che immagino che... Al prossimo episodio dovremmo fermare Ocho prima che per Midgar sarà finita per sempre. Dato che Ocho vuole donare tutto all'energia a Sephiroth. Ok ragazzi, termina qui anche questo episodio sull'originale Final Fantasy VII e al prossimo episodio credo che dovremmo fermare... Oddio, guarda quanti ricordi, mamma mia. A parte che nei primi episodi eravamo qua nell'edificio Shinra per salvare Aerith dalle grinfie della Shinra, ma adesso dobbiamo fermare questo Roche. Ok ragazzi, basta. Termina qui anche questo episodio. Dopo, al prossimo episodio fermeremo Ocho prima che sia troppo tardi. Quindi, la mostra come è tutto e ci becchiamo alla prossima.